Buongiorno a tutti del vostro M, mi trovo in viaggio verso Bologna, oggi andrò in una delle grandi città italiane e devo già dire una bella cosa a Trenitalia, grazie per il ritardo, sono già 10 minuti di ritardo con il treno che partiva proprio da San Pietro in Casale, incredibile amici. Bloccati a San Giorgio di Piano, ci hanno fatto cambiare treno, che è a sua volta fermo e mancano 20 minuti alla mia coincidenza col treno diretto a Milano, perché era lì che dovevo andare e la vedo dura e difficile. Grazie Trenitalia, così si fa. Il treno che dovevo prendere a Bologna è già partito, qua abbiamo ancora altri 20 minuti di attesa. Siamo riusciti a fare una stazione e poi ci siamo fermati di nuovo. Ormai in ritardo sta raggiungendo i 45 minuti qua sulla linea per Venezia. Il problema è all'infrastruttura degli scambi, dei deviatori, non si è ben capito, anche il capotreno non lo sa benissimo, però ancora una volta faccio i complimenti a capotreno e macchinista che loro ci provano, poverini, non è colpa loro. Adesso stiamo ripartendo verso Bologna. Prima o poi ci arriveremo. Questo video che voleva essere di una giornata divertente è diventato una denuncia verso quell'Italia che oramai sta cadendo a pezzi sempre di più. Alla fine il vostro M è riuscito ad andare a Milano anche grazie a Italo che, facendo un'eccezione, mi ha reso possibile prendere un treno successivo perché il mio biglietto non poteva. Una considerazione amara, il fatto che la linea ferroviaria, soprattutto dei regionali e locali, non sia proprio all'altezza di un paese come quello italiano. Normalmente i treni sono sempre in ritardo. Ultima considerazione, differenze tra Trenitalia e Italo. Adesso sto viaggiando in prima classe su Italo e praticamente tra andata e ritorno, senza l'inconveniente, avrei speso 50 centesimi in meno che con Trenitalia a viaggiare in seconda classe. La concorrenza ogni tanto serve. Alla prossima! Ciao!